Bentornati sul mio canale, o benvenuti sul mio canale, io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge Allora ragazzi, oh mio dio, io sono tipo, vi giuro, super emozionata Perché sì ragazzi, il momento tanto atteso è arrivato nell'episodio numero 29 Guardate come sta... Guarda del povero Alexander, Ella sta per dare alla luce il suo primogenito o la sua primogenita. Mentre Ella si accomoda di sua spontanea iniziativa, ragazzi, eh, in sala parto, e caro tu dovresti proprio raggiungerla, quindi vediamo dove deciderà di no. Sì, tesoro, decidi dove, dove stiamo andando. Eh, io volevo precisare una cosa ragazzi, allora qua, vai qua tesoro che tua moglie... Che era questo? Si divertente, eh? c'è poco da essere divertenti qua caro tua moglie, cioè tua moglie, vabbè la tua non possono sposarsi fino a che Bianca purtroppo non, non muore, ma la tua adorata, eccovelo qua ragazzi. Eh... La serenità... Paterna durante il parto, ragazzi, è proprio lui il simbolo proprio della tranquillità mentale. Dunque, quindi, mentre lei sta qui a soffrire, ragazzi, deve anche sorbirsi lui che sta tipo in crisi mistica. Comunque, dicevo mh, che ci tengo, ragazzi, a precisare una cosa, ovvero. Come ricorderete, ma lo dico anche per chi non lo ricorda, la generazione di Ella prevede, ragazzi, al massimo tre figli. E io ovviamente sappiamo le famiglie numerose, quindi le, av le avrà tutti e tre. Tiana, che sarà colei che porterà avanti poi la terza generazione, eh, però io vorrei darla la luce per ultima, e visto che non ci sono, diciamo, regole circa la possibilità di influenzare no? il genere con per esempio le fragole in questo caso trattandosi di una femminuccia, non ci sono regole che impediscono questa cosa, io per l'ultimo parto le farò mangiare fragole, mentre per i primi due, una femminuccia, allora, mentre per, 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 per i primi due, no, questo perché ragazzi? Perché nella generazione tipo di Tiana, il papà purtroppo deve uh, morire prima, quindi Alexander deve morire prima che diventi... Che lei diventi giovane adulta. Quindi, cosa ho pensato di fare? Lui è ancora molto giovane. Mi dispiacerebbe, comunque, ragazzi, farlo, cioè. Che perisse, ecco, no? Ehm, così presto, e ehm, speravo comunque di farlo arrivare dolcemente alla vecchiaia. Quindi, ehm, mettendo al mondo, diciamo Tiana per ultima, in questo caso avrei più possibilità. La femminuccia si chiamerà ovviamente. Oh mio dio, ragazzi! Come però ho scritto Anastasia? Sì, perché ragazzi, voglio dire, eh, le sorellastre, Anastasia e Genoveffa. Quindi preparatevi. Eh, che ci sarà una seconda femmina in futuro. Sarà Genoveffa. Per ora abbiamo la piccola Anastasia, che è come la qui. Eccola qui, ha proprio il colorito di mamma Ella. Guardate la patata, la patatina di questa cosa. E quindi, sì, anche la no. Sì, vabbè. Uh, sta panza, ragazzi, non ci badate. Guardate lui, guardate lui, che, che sguardo, tipo, ragazzi, da, da triglia, proprio da triglia innamorata. È diventato papà, ragazzi, ed è più felice che mai. Quindi, ragazzi, ci vediamo a casa. Ok, ragazzi, siamo tornati a casa. È arrivato questo avviso. Festeggia il compleanno di Bianca Neva organizzando una festa indimenticabile. Oh mio Dio, ragazzi, sta per diventare anziana la Bianca. La cara Bianca, ragazzi, non ci posso credere. Comunque, mentre lei si sta occupando, ovviamente, ragazzi, del bucato. Eccola qua, la patatina che dorme. Anche, papà, comunque dopo lo shock si fa una dormita. Come potete vedere, ho ingrandito leggermente la stanza, ragazzi. Perché sì, non avevo considerato quando l'ho eh, sistemata l'altra volta. Che mh, appunto che, eh, ragazzi, sarebbe nata una bambina, e quindi, cioè, dei bambini, e quindi c'era bisogno di avere spazio. perché ragazzi, piazzarli da qui non mi sembrava proprio il caso. Ho aggiunto questo tappeto molto colorato che riprende un po no, il marrone così no, della stanza molto chiaro qua in alcuni punti un po più scuro e un po di colore grazie mille dotto e quindi mentre Jay è impegnato qua a lavorare alla programmazione e la cara bianca si dedica al giardinaggio tra poco dovrà anche andare a lavorare cara perciò io sto cercando di far evolvere ragazzi tutte le piante mm, e poi stavo pensando di una volta diventata anziana ragazzi di mandarla in pensione perché obiettivamente bianca c'è cioè, veramente ragazzi ha fatto di tutto e di più in questa challenge se è veramente fatta il mazzo concedetemi il termine e quindi secondo me ragazzi merita pure un po di pace nel frattempo c'è pisola che si sta occupando anche lei del giardino perché questa ragazza è una tradizione di famiglia voglio dire chi può eh, se ne occupa è così che funziona e lei, come dire, pensavo di rimetterla in forma dopo il parto, così a forza di tinozzate, ragazzi, praticamente sì, a forza di tinozzate. Il compleanno della cara Bianca, ragazzi, notare il eh, insomma, 54.461 Simoglio, ragazzi, stiamo messi più che bene. Grazie mille, mammolo carissimo. E stavo pensando come festeggiare il compleanno di Bianca, ragazzi. Ragazzi, rendiamoci conto qua del, insomma, 99, ecco, abbiamo 6887 simoleon, ragazzi, voglio dire, vendiamoci proprio tutto l'ambaradan qua, io, come al solito, cerco il più possibile di aspettare voi, comunque, ecco, ragazzi, non sempre vi mostro, perché, obiettivamente, stare qua a vedere ogni volta che io vendo, dopo un po', è una palla, diciamocelo, e quindi... Ve lo mostro questa volta così vi fate un'idea di come è possibile che le, i fondi crescano così rapidamente. Ecco perché, ragazzi, perché ogni volta è una bella botta, siamo saliti a 63.000 voglio dire, rendiamoci conto. E quindi, sì, pensavo a una cosa semplice, ragazzi, in realtà. Perché Bianca, ripeto, è sempre stata molto semplice. Non ha mai avuto molti grilli per la testa, ragazzi. Lei voleva la sua famiglia, voleva appunto, ecco, festeggiare comunque con. Eh, però tesoro mio. Io capisco, eh. Capisco che non sei tu che ti occupi delle faccende domestiche, sei a disagio perché gli abiti sono luridi. Eh, lo so, prenditela con tua sorella, tesoro mio. Vieni qua, per cortesia, raccogli tutto. Quindi sì, ragazzi, è una donna molto semplice, lei voleva appunto mettere su famiglia, no? Avere i suoi sette pargoletti e questo è ciò appunto... Oh mio Dio, ragazzi, andate in bagno! E questo è ciò che è riuscita a realizzare. Adesso... Uh, da una parte, ragazzi, sono felice che stia invecchiando perché, perché almeno potrà um, trascorrere, ecco, la... anche la vecchiaia insieme al suo caro Jay, il suo principe dotto. Mi stavo chiedendo se potrei entrare nel club. Bisogni sono desideri, ma dotto, ti prego, fatti il tuo club con la tua donna e non rompere le pere. Oh, dobbiamo concentrarci sul lavoro. È vero, ragazzi, che lei, oh mio dio. Basta, se non diventiamo sordi, dicevo. È vero che lei nei suoi obiettivi di, della Legacy Challenge non ha il, il lavoro. Cioè, nel senso, voglio dire, lei può lavorare ovviamente, ma non è che deve raggiungere il vertice della carriera o fare cose inerenti al lavoro, assolutamente no. E quindi, però, ragazzi, voglio dire, mh, io ci tengo comunque che lei sviluppi, no? L'abilità, la nel senso, cioè, sviluppi la carriera, quindi tutte le abilità per, per far sì che raggiunga. Un, una carriera diciamo decente perché comunque ragazzi, voglio dire, eccola lì, piatto poco cotto. Un cliente insoddisfatto ha rimandato indietro un piatto non abbastanza cotto e immangiabile. Alexander può scegliere due linee di condotta: cucinarlo nel forno. No, ti prego, nel forno a microonde ricominciare la cottura, ma prepara di nuovo il piatto. Ecco, calo del rendimento, va a panbrodo, voglio dire, ragazzi, vabbè. Allora, dunque, Cucina tre pasti da gourmet, ok, quando hai finito con patata e sei al livello 4 di genitorialità, ragazzi, perché non si sa perché vengono a chiedere consigli a lei e non alla madre, boh, ragazzi, non capisco questa cosa, però va bene. Preparerai dei tagliolini all'aglio in formato festa, visto che sta casa è di nuovo piena zeppa di gente, ragazzi, voglio dire, non riusciamo proprio a svuotare casa. Caro, tu hai, no, tu non hai raggiunto il livello che dovevi raggiungere. Ragazzi, cioè guardate la casa che schifo. Cioè, lo sporco. Comunque, non hanno pietà di questa povera uh, tizia, nemmeno dopo che ha partorito, poveretta. No, patata, però, bimbina qua ancora piange, devi cambiare il pannolino. Anastasia ha ancora bisogno. Quindi, coccola, poi, e culla. Jai caro, tu mi stai facendo molto soffrire perché dovevi assolutamente esercitarti nella programmazione. Quindi, o ottieni quel punto, o tu ottieni quel punto, voglio dire, ciao. Ok, questa non ha, ragazzi non vuole capire che deve raccogliere tutto Ti prego cara, raccogli ogni cosa E tu partecipa alla partita con tua sorella Oh dai, che una volta che hai finito ti aggiungi a loro Guarda, vieni qua perché mi fai tenerezza Guarda veramente Oh, tu invece dicevo, prima di tutto tesoro, per favore anzi questo è radioattivo, pulisci. Qua c'è altro da pulire? No, qua c'è altro da pulire? No. Poi vieni qua, ripulisci il piatto. Vuoi sminuire un piatto vuoto, ma se ti senti bene così, cara, fai tu. Madonna ragazzi, guardate questo. È un delirio sta casa. Non hanno proprio pietà di te, tesoro. Mi dispiace tanto. Visto l'orario, sono quasi le 6, direi di fare così. Guarda, facciamo una bella cosa. Prima di preparare i tagliolini all'aglio, visto che devono essere tre piatti, ragazzi. Una torta bianca e nera per il compleanno di bianca? La torta è bianca, mi pare giusto, voglio dire, no? Però anche un pizzico di colore su, dai, non, non tutto bianco, ragazzi. Insomma, su triste. Ah, sto perdendo. Sto perdendo quanto è dura la vita, sto perdendo a questa partita. Eh, lo so, tesoro, non si vince sempre. Eccovele qua. Io, ragazzi, sono veramente contenta perché tutti voi mi avete detto che um, vi piacciono tanto le figlie di Bianca e Jay. E veramente devo dire, piacciono tanto anche a me. Piacciono tutti. E vi dico la verità: mi piace anche dotto perché c'è chi mi ha scritto il più bruttino è dotto. Però io apprezzo molto in realtà, ragazzi, che non tutti siano strafighi. Perché la trovo anche poco realistica come cosa, insomma, e quindi secondo me ci sta. Bianca, dai, dopo che hai preso le bollette, partecipa? Cioè, la posta, più che altro. Oh, Jay, ce l'hai fatta a raggiungere il livello 6. Tesoro, ce l'hai fatta. Quindi vieni qua e prendi gli avanzi. Tesoro, lo so. La vita è dura. Eh, io non so che dirti. Mi dispiace tanto. Ok, ragazzi, la sera è finalmente giunta. Vi faccio notare che lei ha cucinato tre pasti da gourmet. Sulle altre cose, poi ci lavoreremo. Però, cosa ha pensato di fare la dolce? Mm, quanto sei bella patata la dolcella praticamente ha organizzato una festa eh, per la sua cara mamma ha cucinato i famosi tagliolini uno dei tre piatti ragazzi da gourmet che doveva cucinare insieme alla torta e al parfait di frutta là e mm, Bianca sta mm, riposando vicino a Jay così appena arriveranno gli invitati ragazzi la festa avrà inizio una festa dicevo anche prima molto semplice perché comunque lei è così ragazzi in questo modo potranno anche conoscere la patatina se vorranno entrare qui. Ma perché ti sei conciata in questo modo, tesoro? Fermi tutti. Fe, 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 fe. Co, come ti permetti di conciarti così? Ma io voglio dire, ti do un look... Normale. E ti vesti in quel modo. Ora, qua non sta caricando, quindi non capisco per quale motivo. Ma mettiti questo, che sarà sicuramente meglio di quest'altra cosa qua. Ok. Allora... Guarda, racconta subito una barzelletta sui vecchi tempi a tuo fratello. Sei venuto, che bello! Ok. Alexander, che sei sempre più faigo caro. Notare il suo fantastico abbigliamento. Lavorerà per preparare le bevande. Quindi lavora come barista. Eh sì, ragazzi, deve lavorare come barista. Nel frattempo, le due qua si stanno, concedendo, cioè, si stanno concentrando sulle piante, ragazzi, perché eh, c'è bisogno. Tesoro appena ti sveglierai verrai a dare manforte, notare il look ragazzi della nostra brontola che è sempre trendy e alzati tesoro racconta una barzelletta a tua sorella così ti riprendi un pochino, quindi raccontare una storia buffa no? Cerchiamo di diventare giocosi ragazzi, una barzelletta sui vecchi tempi e tutte queste belle cose Fai imitazione notare ragazzi che meraviglia e la cara bianca non vorrei mai mi passasse l'età così in modo molto triste a proposito di tristezza dov'è dotto dotto caro dotto dove sei dotto perché mi fai questo dotto dotto ha deciso ragazzi di fare di testa sua e non partecipare il look della bellissima bianca e adesso jay per favore cambiati anche tu tesoro è il compleanno di tua moglie, quindi ti cambi perché lo dico io, forza. Non mi fare scherzi, Jay. Eh, se schiatti adesso, giuro, mi incacchio. Allora dunque, Ma eccolo, do... Dotto. Stai con una birra in mano, ma non ti vergogni. Ok, ragazzi, visto che eh, lo stomaco chiama, direi che chiamiamo tutti quanti a tavola basta ciarlare con tuo fratello tesoro caro magari fai così no non hai fame tu non hai necessità di nutrirsi in questo momento però ehm, fai che prepari una bevanda tipo dai dolce speziato prepara qualcosa Venite tutti a tavola, eh, dotto ci ha già dato dentro qua con le bevande. Ci penso io, tesoro. Non preoccuparti. Ok, ma scusate, ma stiamo scherzando. via Cioè, non avete lasciato un posto, un... una porzione bianca, tesoro. Mangia. Sta qui la porzione, non l'hai notata, ma sta qui. Oh, allora papà, guarda, eh, c'è cioè piccolina che piange, come va? L'hai preparato? Grandissimo, una bevanda l'hai preparata, almeno quella, vai a cambiare il pannolino sporco E chiacchierate ragazzi, voglio dire, santo cielo E eh, ora si devono abbracciare ragazzi, perché è troppo difficile fare tutto quanto insieme, voglio dire Devono per forza, deve esserci per forza questo abbraccio sì, non so che cosa Cappero le sta raccontando, ragazzi, ma... Oh, come te la stai cavando, tesoro? Forse ha fame. Eh, lo so. Eh, lo so, non è... Cioè, voglio dire, è un pannolino sporco, tesoro, non può profumare, che dici? Dai, coccola un pochino la tua Anastasia, patata e culliamola poi nel frattempo tutti qua stanno charlando tesoro fermi guai a chi tocca un piatto vi giuro vi strappo le manine allora tu vai un attimo in bagno cara perché direi che ce n'è bisogno tu per favore ripulisci tutto, perché qua eh, la vedo critica la, la situazione. <ride> Dopodiché, una volta che hai pulito, tesoro, ti prego, eh, Ella, per favore, tesoro. Ti prego. ti prego, lo so, sei stanca, ma dobbiamo festeggiare il di tua mamma. Quindi ti prego. Ella, tesoro, hai deciso di intervenire oppure non lo so, cosa accadrà? Vabbè ragazzi uh, due ore per fare una cosa Ella ti, sei, ti prego dimmi che almeno ti sei buggata perché avrebbe almeno un senso certo. Ripulisci dai Ecco Velocizziamo C'è un piatto elevato ma io non lo so Ella ti prego dai dai, questo te lo tolgo io perché altrimenti prevedo già la fine. Allora, tu qua che stai facendo? Ti sei fatta già la doccia? Non te la sei fatta la doccia? Perché stai mentendo? Allora. Ragazzi, pisola, eh, Eccolo lì. pisola e le menzogne. Allora, dunque, apri. Prendiamo subito sta torta, ragazzi, perché la vedo molto critica la situazione. <ride> Bianca tesoro, io vorrei metterti qua la torta, pensi che puoi farcela? Assolutamente no, perché faccio queste domande ragazzi? Ma voglio dire, scherziamo? Secondo voi uno può riuscire a... Allora, facciamo una cosa ragazzi, ci penso io, altrimenti qua la vedo veramente drammatica. Uno schifo totale ragazzi, uno schifo. Allora, fermi, fermi tutti, sta casa è un devasto proprio, allora. Bianca, innanzitutto, tesoro, smettila di ciarlare, sappiamo che i tuoi abiti non sono proprio... Oh, esprimi un desiderio! Che, ne... che, ne... che nessuno schiodi da questa stanza, per cortesia, perché... Uh, bianca, tesoro, il tuo momento è arrivato! Guardatela, ragazzi, non vi rendete conto? Sta per diventare anziana! Guardate la faccia, eccola lì, ha già capito che la vecchiaia, eh, lo so... Lo so, Bianca tesoro, ma non si può restare giovani per sempre. Pensa alla tua famiglia, a tutti i tuoi figli, al lavello rosso! E vai, soffia le candeline bianca! Sua figlia ti ha preparato una torta bellissima. Eh, mammo lo tesoro schioda perché non è il caso. Via, oh! <ride> eh, evviva! E eh, Biancaneve è passata tesà, ragazzi! L'anzianità. Ti aspettano le rughe sulla pancia, le ciocche grigie e i pisolini interminabili. Festeggia come se il mietitore non fosse proprio dietro l'angolo. Eh, speriamo di no, ragazzi, perché la vedo triste. Dai, eh, tipo. Dai, chiama a tavola per la torta, poi chi vuole se la prende. Tu no, tesoro, perché ti fa male, troppo, troppo dolce ti fa male. Jay, anche tu, hai una certa età, ti prego, potresti schiattarmi prima del previsto. Jay, ripara per favore, perché ce n'è veramente bisogno. E ragazzi, eccola la mia vecchietta, guardate la faccia, non è proprio felice. Tesoro, ma come... Non sei felice di essere diventata anziana? Pare di no, ragazzi. Pare veramente di no. Eh, lo so, cara. Diciamocelo: non fa piacere a nessuno invecchiare, eh. Mm, non facciamo gli ipocriti. Insomma, ecco. Allora, fermi tutti. Chi è che si è fregato un pezzo di torta? Non è il caso che se lo mangia. Tu. Jai, tesoro, hai capito che devi riparare il lavandino, vero? C'è un lavello rotto. No, tesoro, tu direi che non ne hai bisogno. Tu, magari, sai cosa fai? Vieni qua e ti concedi una partita. Perché di questo invece ne hai estremamente bisogno. Torsa, tu nemmeno ne hai bisogno, tesoro. Direi che te ne vai in bagno anche tu e ti fai una bella doccia. Tu avevi bisogno? Sì, effettivamente, sì. Quindi, poi, una volta che hai finito, ti fai una doccia anche tu, ragazzi. Sta casa, altro che non è un albergo, l'albergo è meno affollato. Ve lo dico proprio, sinceramente tu guarda poi partecipa perché stai conciato in una maniera che non voglio neanche dire com'è com uh, okay. Bianca vieni qua da partecipa dai che la festa non è stata poi uno schifo abbiamo qua ragazzi Mammolo che tipo beve, mangia chissà meglio di lui e anche Bianca ragazzi ha raggiunto Jay nel, nella vecchiaia tu sei stanca penso perché vedo che sta iniziando un po' ad arrancare ragazza ok dai basta così lo so hai bisogno di socialità ma direi che non è il caso vattene a dormire tanto ragazzi è domenica perciò possono riposarsi con calma quando qualcuno ecco liberate il bagno perché ora vostra madre è anziana ragazzi ha bisogno si fa anche un bagno con la schiuma ha bisogno assolutamente di avere il bagno libero eh, per forza non, non c'è proprio verso. Qua tu potresti cercare di uh, far divertire tuo fratello. Che di solito è sempre un po' come dire. Triste, oh, oh, ma questo po'. Si è, si, ci sei anche tu, eh, tesoro. Sono due ore che sta qua, vabbè. Dettagli, dunque, il caro Alexander. Tesoro, fatti una partita perché tu mi stai per entrare in crisi. Qua con divertimento proprio sotto le scarpe tu, patata, come stai? Eh, dai, abbastanza bene. Buona cosa, vieni qua, intrattieni tuo fratello, un aneddoto divertente. Oh, no, non ci posso credere, ragazzi! Anche il compleanno di Pisola! Ma no, allora, ragazzi, fermi tutti. Bisogna festeggiare assolutamente. Stanno già tutti qua. Mi dispiace tesoro. Stai a pezzi, però, per favore prepara uh, qualcosa perché qua. Allora, vediamo un po'. Mm, torta strati, dai, non l'hai mai fatta. Prova, dai. Già il poveretto, pure mi sa che deve andare in bagno con una certa urgenza. Quindi, per favore, tesoro schioda. Uh, abbandona, come dire, il campo qua. Vieni qui, vieni qui. Cioè, ragazzi, hanno preso proprio possesso della, della TV. Allora, no, eh, fai divertire tuo fratello, tu puoi. Sento che tu puoi farcela. Fa imitazione, racconta una barzelletta. Insomma, ragazzi, bisogna far divertire il caro D'Ozzo. Che poveraccio. Secondo me, c'ha una vita infelice con Martina. Più che infelice, eccola là, Jay, ti prego, però porca pera se ci metti pure tu, caro. Eh, quando è finito ripara invece di mostrarci le grazie. Allora, qua direi che queste se ne vanno in frigo perché la torta non la vogliamo sprecare, ragazzi. E io provo ad aiutarla così. Se si rompe di nuovo il lavello, siamo proprio sfigati, ve lo dico proprio dal profondo del cuore. Devi anche buttare che qua c'è uno schifo allucinante. E dovresti anche asciugare. Ma no questo ragazzi glielo levo io perché poveraccia Buon compleanno e Qua se ne stanno tutti andando Quindi ti consiglio di sbrigarti eh Eh sì vabbè è sporco tesoro Che vuoi che ti dica Forza forza Su tu puoi farcela Tu puoi tutto Dovresti anche fare queste due cose non so come ma puoi farcela Sei tipo per svenire Dov'è Per quanto sveni tesoro fra due ore, dai, uh, può, andare può andare peggio. Poteva andare peggio. Allora, guai chi tocca sta torta, perché veramente vi stacco le manine. Forza, metti le candeline. Poi vieni qua e asciughi. E pisola, patata. Non ci credo. Eccovela qua, ragazzi! Anche Pisola sta per crescere! Ma io, ragazzi, cioè, veramente, sono sconvolta, vi giuro. Non avevo proprio realizzato. Bianca, tua figlia sta per crescere. Ti prego, vuoi alzarti e venire qua e far finta che te ne freghi qualcosa? Giusto così, eh, non è che dico. Dai. Evviva, oh mio dio, me ne sto per andare da questa gabbia di pasti. Ebbene, sì. Tesoro, te ne stai per andare. È un po' triste l'idea. Ora si sedono, poi si rialzano, ragazzi. C'è questo giro infinito, ma evviva! Eccola qua, ragazzi miei. Oddio, veramente sono traumatizzata da questo evento perché non me l'aspettavo proprio. Quindi... quindi vuol dire che possiamo mettere in cantiere già il secondo figlio. È cresciuta con il tratto responsabile. Ora vi ricordo: tutti i figli di Bianca hanno già un tratto negativo, che, nel caso della nostra pisola, è proprio questo: cioè pigra. Lei è una persona romantica, è una persona pigra. E io, ragazzi, me la immagino. Uh, vediamo un po'. Fatemi vedere un attimo. Ragazzi, mi regolo pure sulla base del, degli altri tratti. Perché vorrei evitare di mettere tratti che ho già messo. Io, ragazzi, Pisola me la immagino. Una ragazza comunque molto dolce. Quindi, vediamo un po'. Potrebbe essere un amante della musica. Non l'abbiamo data a nessuno. Io me la immagino che tipo si concilia il sonno con tipo così, ragazzi. Mentre, mentre sta lì ad ascoltare tipo musica classica. Lei inizia a russare, potrebbe esserlo, ragazzi. Perché no? Non l'abbiamo data a nessuno questo tratto, un amante della famiglia. Mm, volendo anche, però dai, no, io vorrei più darle un amante della musica. Eccola qua! Guardate, ragazzi, quanto è carina! Ma lei è bellissima! Si, non fa sta faccia, tesoro! è Il tuo compleanno sei cresciuta. Che c'è? Che è successo? Avete interrotto il mio sonno per farmi invecchiare. Non ve lo posso perdonare. E eh, vabbè, tesoro mio, su. Quindi, ragazzi, che dire, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Abbiamo assistito a parecchi eventi oggi in realtà, perché è nata la piccolina di casa eccomela qui, guardate che sorrisone, è nata la piccola Anastasia, la primogenita di Alexander e della nostra dorata Ella, che ragazzi, va a dormire, ma al risveglio, non lo so, a sta casa è una fogna, ve lo dico proprio in maniera così, diretta, non c'è altro modo per definirla, poveraccia ragazzi, io la manderei subito a letto, perché non ce la fa più, e anche questo poveraccio effettivamente ha bisogno di dormire, ora io sistemerò poi ovviamente la cara... Piso Eccola lì, è andata. E eh, vabbè, ragazzi, eh, c'è un limite alla sopportazione. Sì, state calmi, ragazzi, state calmi. Dicevo, sistemerò tutti, tanto oggi è domenica. E una volta che la dorata pisola avrà sloggiato definitivamente da questa casa, tesoro, fai una cosa, aggiungi le candeline, va così questa torta la possiamo utilizzare in futuro. E momentaneamente, ragazzi, la metterei a dormire, ma solo momentaneamente. Poi. Che cappero succede? Dormi, dormi. Tesoro, dormi. Non preoccuparti. Ah, quando fanno. Ok, no. Pensavo si fosse. Sì, secondo me, ragazzi, si è un po' buggata. Comunque. Eh, poi dopo la. Ok, tutti a dormire. Vi prego, dormite. Datemi un attimo di tregua. Dicevo, una volta poi, ragazzi, che eh, sarò off camera, comunque mi preoccuperò. Oh mio Dio, manca pure poco al coperto di Anastasia. Due giorni, ragazzi: fra due giorni diventerà una toddlerina. Fermi tutti a questo punto, prima di concludere, fatemi vedere una cosa perché um, adesso mi sale l'angoscia. Allora, Cucciola cresce fra sei giorni. Ok, c'è tempo. Ed Eola ha voglia a te otto giorni. Quindi, fondamentalmente, ragazzi, adesso la casa può, diciamo, svuotarsi in un modo solo. La prima, allora, la prima cosa è: Pisola se ne va e quindi abbiamo un posticino. E loro metteranno in cantiere il secondo pargoletto. Che dovrebbe poi, visto che fra due giorni lei crescerà e diventerà una toddlerina. Dovrebbe crescere ragazzi, cioè dovrebbe nascere eh, quando lei è già toddler. Ok? E fino a qua ci siamo. Poi purtroppo in teoria Jay sta così, quindi potrebbe schiattare detto fra noi ragazzi da un momento all'altro non si sa jay eh, sta resistendo perché vi ricordo ragazzi che chi ha se non ricordo male il tratto ecco attivo effettivamente ci mette un po' più di tempo per, per passare a miglior vita ecco quindi dobbiamo aspettarci insomma ragazzi che ci voglia un altro po' di tempo però una volta che anche jay a quel punto potremo pensare all'ultimo pargoletto e bisogna un attimo ragazzi decidere un po' come sistemare qua la situazione perché a quel punto una volta che sarà diventata una toddlerina non dormirà più qui credo ma la trasferirò in questa stanzetta. Ora vediamo un attimo tanto lei non ci sarà più in casa quindi magari sposterò poi questi letti vediamo ragazzi un attimo come gestire gli spazi perché fare un'altra stanza lo trovo sinceramente non... no cioè giusto il tempo che queste se ne vanno ragazzi e poi questa sarà la camera dei, dei bambini. Vedremo perché se poi magari nasceranno dei maschetti, allora sì a quel punto magari potrei pensare di fare un'altra stanza valuterò Comunque se il video vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo nel momento in cui vi iscrivete al canale ragazzi di attivare la campanellina perché vi permette di rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un video Nel senso che io pubblico il video e in teoria vi arriva la notifica quindi ragazzi io nel frattempo butto qua sto schifo perché eh, se posso aiutarla almeno un minimo ragazzi un minimo d'aiuto provo a darglielo a poveretta che mi fa una gran pena questa qua ragazzi Io adesso ho pure una figlia e la vedo veramente tragica la situazione vi ricordo inoltre ragazzi che eh, nell'info box in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi pagina facebook per le foto fatte off camera ragazzi mi raccomando appena riuscirò a capire bene come funziona tumblr che avrò un po' di tempo per mettermi lì e capire ragazzi poi le foto verranno pubblicate anche lì quindi mm, con calma riuscirò a fare poi tutto Um, trovate anche ovviamente lì le, le mie playlist quindi, se avete perso qualche video, andate lì ragazzi, e ci sono tutte le playlist. E trovate la programmazione, ma soprattutto, ragazzi, trovate link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4. Andate anche in tutti i loro canali. Iscrivetevi, attivate la campanellina anche lì. Mi, mi raccomando, fondamentale, ragazzi. Importantissimo, così non perdete mai nessun video. Nel prossimo episodio, quindi. Oh. Eccovela là, io cercherò, ragazzi, di ehm, gestire diciamo la gravidanza. Off oh, 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 camera, principalmente, perché tanto voglio dire, eh, rimane incinta, così no? E magari poi di ricominciare a riprendere quando crescerà la piccolina. Vediamo un attimo come. Sì, quindi nel prossimo episodio dovremo assistere comunque al compleanno della patata che diventerà ovviamente una todlerina. Io ragazzi che dire vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo sul Sol simmers e non.